Nel panorama del cinema italiano, Alessandro Borghi è sicuramente uno degli attori che ha convinto di più pubblico e critica. La sua carriera cinematografica, iniziata circa 10 anni fa, è stata già segnata da titoli fondamentali che lo hanno reso famoso agli occhi del pubblico e lo hanno fatto crescere e maturare artisticamente. Un attore in rampa di lancio che da poco ha spiccato il volo per l'estero, come conferma la sua presenza in Diavoli. La serie è arrivata il 17 aprile su Sky Atlantic, un thriller finanziario internazionale, completamente firmato Sky Original. La serie, girata in lingua inglese, vedrà Borghi al fianco di Kasia Smutniak e Patrick Dempsey. Così, in occasione dell'uscita di Diavoli, cogliamo l'occasione per passare in rassegna le migliori 10 interpretazioni di Alessandro Borghi, tra film e serie TV, alla scoperta di un grande talento italiano. A sognare ci vuole un attimo, ma far diventare i propri sogni realtà è tutt'altra faccenda, difficile da mettere in pratica. Sentimenti e situazioni che ognuno di noi vive costantemente, ma che per Mirko, né il più grande sogno, diventano l'anello di congiunzione tra un passato da dimenticare e un futuro tutto da costruire. Alla soglia dei 40 anni, Mirko sogna l'occasione per rifarsi una vita e sarà aiutato da Boccione, interpretato proprio dal nostro Borghi, l'amico di sempre, dalla poca cultura ma dal gran cuore. Primo film di Alessandro Borghi, 5, è uscito nel 2011 e racconta la storia di 5 ragazzi che si conoscono da adolescenti in un riformatorio in cui sono stati rinchiusi per aver compiuto piccoli reati. Diventati adulti, i 5 mettono a segno un gran colpo. Il guadagno facile e la lussuria che comporta non faranno altro che continuare a spingerli al limite. Un limite, però, che si fa sempre più pericoloso e spietato. Un limite sul quale Borghi ci fa subito capire di che pasta è fatto. Tra i diversi registi con cui ha lavorato Alessandro Borghi c'è anche una collaborazione con Sergio Castellitto, che lo ha diretto nel film Fortunata. Uscito nel 2017, film per cui Borghi ha vinto un Nastro d'Argento al miglior attore, non protagonista, Fortunata segue la storia della protagonista Jasmine Trinca. Tra le persone più care che le stanno vicino c'è proprio Cicano, il suo migliore amico, che combatte le sue dipendenze e che vive con una madre malata di Alzheimer. Un ruolo a borderline sofferto ed estremo, in cui l'attore romano si sporca le mani con un personaggio molto difficile. Cosa fare quando la realtà sembra essere ben diversa da come si presenta? Non resta che andare a fondo e svelare ciò che si cela dietro l'apparenza. Questo è quello che fa la protagonista di Napoli Velata. Nel film di Ferzan Özpetek, Borghi partecipa con ben 2 ruoli, diventando un oggetto del desiderio che oscilla tra l'astratto e il concreto. Un ruolo quasi rarefatto, in cui il nostro mette in scena una sensibilità fuori dal comune. Dopo il grande successo del film diretto da Stefano Sollima, Netflix, con Suburra la serie, produce la prima serie italiana della celebre piattaforma streaming. La storia segue le losche vicende dei personaggi politici, di criminali e persone comuni coinvolte negli affari della malavita romana, partecipando a una guerra vera e propria conosciuta come l'appalto per la costruzione del porto turistico di Roma ad Ostia. In questa serie prequel, costituita da 2 stagioni, Alessandro Borghi interpreta Aureliano Adami, un ragazzo insofferente alle volontà paterne, un uomo mosso da un'ardente ambizione, pronto a sovvertire le regole del suo piccolo e malato mondo criminale. La bravura di Borghi emerge soprattutto quando tratteggia al meglio la giovinezza, acerba e avventata, di un personaggio che li veste a pennello. Ed eccoci all'apprezzatissimo film diretto da Stefano Sollima, uscito nel 2015. Suburra è una fotografia livida della vita capitolina, una Roma sporca, corrotta, perduta, in cui il carismatico numero 8 di Borghi sguazza in un contesto criminale squallido, con quegli occhi sempre sgranati, come se fossero iniettati di vorace voglia di dominio. Eppure, nonostante veste i panni di un personaggio violento e spietato, Borghi riesce comunque a conferirgli una buona dose di insperata umanità. Ultimo film del compianto Claudio Caligari, Non essere cattivo, segue la storia di Vittorio e Cesare. I due condividono vite contraddistinte dagli eccessi, fatte da notti in discoteca, alcol e droghe. Seppur molto simili, i due avranno destini diversi. Se il personaggio di Marinelli sprofonda nei suoi problemi, quello di Borghi sembra venirne fuori. Ma nel film di Caligari nulla è semplice o indolore. Grazie all'affiatamento spontaneo tra 2 attori in stato di grazia, Non essere cattivo resta uno dei film più amari, viscerali e sinceri del cinema italiano recente. E l'intesa tra Borghi e Marinelli resta memorabile.
senza ombra di dubbio una delle migliori interpretazioni di Alessandro Borghi. Stiamo ovviamente parlando di Sulla mia pelle, emozionante, straziante pellicola di Alessio Cremonini, dedicata agli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e al doloroso destino della sua famiglia. Un film che vuole mostrare come, tra tutte le persone che sono venute a contatto con Stefano, solo in pochi avevano davvero compreso il dramma che stava vivendo. Senza mai cadere nell'imitazione fine a se stessa, Borghi entra nel corpo martoriato di Cucchi e lo tratta con empatia e rispetto. Assolutamente da applausi il lavoro svolto dall'attore sulla voce, capace di rievocare alla perfezione l'inflessione e il timbro del ragazzo scomparso tragicamente nel 2009. Diretto da Matteo Rovere, uscito nel 2019, Il Primo Re rivisita il mito epico di Romolo e Remo. Nel mito fondativo di Roma ci sono due fratelli messi allo specchio, riflessi nelle acque torbide del Tevere. Da una parte la passione di Remo, interpretato da un Borghi veemente e carismatico, che si autoelegge divino per il bene del suo popolo e annientare la sottomissione a qualsiasi dio. Il Primo Re è dramma shakespeariano prima di Shakespeare, una potente opera antropologica che affonda le sue profonde radici alle origini della civiltà, di cui rimangono impressi soprattutto gli occhi cristallini di Alessandro Borghi, vogliosi di potere, stracolmi di orgoglio e costretti a sporcarsi di sangue e di terra. Il 2020 porta Alessandro Borghi a un passo ulteriore nella sua carriera grazie a Diavoli, la serie Sky che vede protagonista proprio l'attore italiano al fianco di un attore internazionale molto amato come Patrick Dempsey. La serie, tratta dal bestseller I Diavoli di Guido Maria Brera e girata tra Roma e Londra, è un thriller incentrato su una storia di potere, tra inganni e segreti, e su un legame tra il self-made man italiano Massimo Ruggero e il suo mentore Dominic Morgan. E voi che ne pensate di Alessandro Borghi e qual è la sua performance che preferite? Fatecelo sapere nei commenti.